Cari avidi cercatori d'oro o aspiranti tali, come sapete io ho un progetto, quello di fare la prima moneta equalista con l'oro che troverò nei torrenti. È un progetto più che altro simbolico, non è che c'è una idea di creare una moneta da spendere. E quindi sto andando nel fiume più vicino a casa mia, che è aurifero, almeno è stato considerato aurifero da... Le ricerche sono state fatte negli anni passati, ora per essere ancora valide, ed è, indovinate quale, sto andando verso Montelupo Fiorentino. E indovinate qual è questo fiume aurifero? Lo vedrete tra poco, ma ora vi lascio un po' di suspense. Guardate che splendido ponte, certamente non antichissimo, ma comunque antico. Ma questo non è il fiume Pesemente, è il piccolo fiume Orme, credo, E quindi mi sono fermato in realtà per un altro motivo, per fare una piccolissima merenda. Sì, una piccola merenda ci sta, guardate. Guardate che spettacolare asparago. E mi godo il vento, vedete, atmosfera plumbea, perché c'è il vento del deserto che è arrivato, evidentemente tutto grigio. Si respirerà certamente un po' di sabbia, anche se non si nota. Ma alla lontana vedete il panorama è completamente plumbeo e non sono nuvole normali queste, infatti difficilmente pioverà. E come vedete sono già sul corso del fiume Pesa, sulla valle della Pesa, e andremo avanti fino a Turbone, saliremo in Pulica, scenderemo, andremo da parte di là perché qua sembra essere meno buona, almeno quello che ho saputo. Diciamo i rilevamenti furono fatti, vedete là finalmente il fiume Pesa, lo vedete nella sua ansa, qui potrebbe essere buono magari al ritorno se proprio non trovo niente, ma i rilevamenti furono fatti in una zona più alta del corso del fiume Pesa. Avanti. E guardate Turbone e la Pesa, questa splendida passerella, un ponte pedonale insomma. E ora si tratta di risalire per dei chilometri del fiume Pesa, perché altrimenti cosa che ci puoi fare? Puoi provare lì sull'affluente, c'è un affluente lì, vedete, che viene dalla montagna. E il fiume comunque ha tanta acqua e pesa, guardate com'è bello largo, sembra l'Elsa così. E bisogna risalire il fiume, un pesa un pochino più giovane, più piccolo, con meno affluenti e più simile a un torrente, perché altrimenti qui che ci fai? Pedaliamo. Permettetemi di mostrare la bellezza di questa zona e di questi splendidi alberi. Questa dovrebbe essere, una querce. E andiamo avanti verso il leggendario fiume Pesa. Qui c'è una chiesa, guardate. Là c'è la strada più trafficata, quella classica che va alla Ginestra. Dobbiamo salire, di chilometri, quindi vedo ciclabile, non so quanto ci potrà seguire, accompagnare. Però intanto va, io il percorso ho fatto da un'altra strada, ma qui faccio prima, quindi mi faccio tutto il lungo fiume, che qui ci sono anche delle rosacee, magari trovo anche il prugnolo che mi manca, perché vedrete una puntata di Avventure Fungaiole che invece cerco prugnoli e trovo verdoni. Comunque verdone è un fungo rispettabilissimo, Andiamo avanti, guardate che bellissimo questo sentiero, mi piace. Non c'ero mai stato poi qui, quindi una novità, e non posso neanche tanto lontano da casa. Si ampliano le conoscenze, si dà un occhio ai funghi, come ho fatto e ho comunque avuto una piccola soddisfazione, e si cerca anche l'oro, perché no? Per inseguire un sogno che non è poi così materialista come molti credono, mi hanno accusato di dire: ah, sei materialista, fai la moneta d'oro. Sì, ma io mi intendo il valore simbolico di quell'oro, il valore simbolico che può avere ad esempio l'oro di una chiesa, che certo per fortuna non viene usato, non viene speso, rimane lì ed è frutto dei sacrifici dei cittadini che l'hanno costruita, no? Ecco, per equalismo vorremmo fare una cosa del genere, anche se non abbiamo intenzione, vi assicuro, di ricoprirci d'oro, anche perché sarà difficile fare un grammo. E poi il problema sarà poi coniare la moneta, perché il disegno l'ho fatto, guardate, ve lo metto, bellissimo, sì, però poi trasformarlo in realtà non sarà facile. Se trovo un punto in cui il fiume è già più torrenziale e posso iniziare una prima ricerca, farò un paio di sondaggi, e poi vediamo, via, avanti così che si cerca l'oro dei fiumi, e di un fiume insospettabile come la Pesa, che però è stato dichiarato fiume aurifero da alcuni che hanno fatto le ricerche, almeno io ho letto così, poi vai a sapere. Risalendo il fiume aumenta la pendenza, ovviamente l'acqua scorre più rapidamente,
e vedete ai lati, invece che la melletta, ci sono più un tipo di rocce, di sedimenti tipici del torrente. Questi secondo me potrebbero essere interessanti, ma dobbiamo andare ancora avanti, diversi chilometri salire. Certo, in Pesa non è il fiume più lungo del mondo, potrei arrivare anche alla sorgente se volessi. Che dite, arriviamo alla sorgente del Pesa? La strada, almeno la direzione è quella là. E mentre risalendo il fiume, pedalando su questi splendidi sentieri, mi mangiavo il mio riso freddo, e guardate, c'è un'altra zona, vedete? Tipica torrente, insomma, corrente sempre maggiore, affluenti, quindi l'acqua sarà sempre meno. Però mi dicono che la Pesa era, ovviamente, dove viene l'oro della Pesa? Non credo dagli affluenti, quindi bisogna risalire un po'. Però può darsi che lì sia già una piccola trappola per l'oro. Chi lo sa? Se non lo vedi, non lo provi, E il vantaggio è che non ci sta pensando nessuno, le persone pensano ad altro, quindi magari negli anni se ne è accumulato un po'. E magari prima invece qualcuno lo cercava, anche in antichità, come esattamente in Valfegana. Guardate qua, c'è un passo un po' improvvisato, e però qua ci posso andare dritto e proseguire nel sentiero e nel risalimento della Pesa. Poi, quando risalito un po', tenerò indietro, ma magari do un'occhiata anche a queste zone un pochettino più ricche di pietruzze e sassi di fiume tondi, dove sotto c'è un po' di sabbia nera, come sapete, no? Sabbia scura, che è quella migliore per cercare l'oro. Vediamo, dai! Sono fiducioso perché se ho trovato un verdone nel bosco oggi, è più facile trovare l'oro che trovare un verdone nel bosco oggi, sinceramente. Mi dicono, sei troppo gentile con tua moglie, cerchi sempre di proteggerla, di tenerla lontana dai guai, di essere gentile, di non cercare attimi di attrito. Grazie, se no faccio la fine di questo signore qua, di questo alieno che è andato sotto un ponte. E può darsi che succeda molto presto, quindi intanto io mi segno i posti. Poi ovviamente andrò nella faggeta, ma in attesa di andare a faggeta magari vado nel Casentino, e per la strada del Casentino troverò qualche alloggio temporaneo, magari qui. Allora, io con la zappa ho sbancato il muretto a secco, sapete, no? Guardate il fiume quando vuole sbancare, come sbanca la grande. Lui sbanca proprio. Ha cambiato il suo corso, cosa che avviene da milioni di anni, Prendi da quando l'acqua scorre sulla terra, cosa che alcuni noti politici non sanno, che i fiumi cambiano il loro corso. Però questo è quello che succede: c'è la piena, il fiume a volte cambia corso perché l'acqua segue sempre la via più diretta, e a volte se trova un ostacolo la gira e passa oltre, e quindi crea un'ansa, e poi di nuovo ripassa la via più diretta e poi ricrea un'ansa. È così che si formano pianure alluvionali. Comunque, queste pianure alluvionali sono quelle che ci interessano, perché vedete anche di qua c'è qualcosa di molto interessante, vedete qua. Può essere interessante, ma andiamo oltre perché voglio risalire ancora questo interessantissimo fiume Pesa, che avevo un po' sottovalutato perché d'estate, diciamo la verità, è quasi secco. Su questi sentieri qua si può andare anche con una gravel, quindi se volete risalire il fiume Pesa, dopo aver visto i miei successi auriferi, e andare a fare un giro, anche una gravel va bene, ma io vi consiglio la mountain bike, perché alla fine la mountain bike fai un po' tutto. La gravel, certo, scorri più sull'asfalto, ma qui mountain bike o gravel non è che ci sia una grande differenza. Tutto lungo fiume. E qui uno volendo potrebbe anche scegliere queste zone, Io vado un po' su, poi decido. Me lo faccio tutto il fiume e poi vedo, no? E comunque è molto interessante come scenario, paesaggio. Non c'ero mai stato e mi piace. Espande i propri orizzonti, magari anche per un motivo che non c'entra nulla, ma poi intanto vedi delle zone belle e ci torni. Anche senza motivo. È più bello anche fare un giro in bici senza motivo. Io ho la batea dietro. Non si nota molto perché altrimenti davo nell'occhio, però ho la batea dietro. Chissà chi capirà chi c'ho la batea dietro per trovare l'oro. E qui mi manca un ponticello pedonale. Bastava attraversare questo fiumiciattolo. Sentiero finisce, c'è una boscaglia. E allora devo tornare sulla principale. Siamo quasi a San Piero a Ponti, se non sbaglio. Volevo dire San Vincenzo a Torri, ovviamente, che è quel paese là. E questa era una bella ciclabile, dai, decente, così riusciamo a velocizzare un po' il nostro trasferimento, perché là non c'è più la strada lungo il Pesa, però così ogni 10 metri c'è un bivio, ogni 10 metri devi cambiare strada. È veramente, sono quelle ciclabili costruite un po' a tavolino, che se le fai ti prende il nervoso e passi in mezzo alla strada asfaltata, cosa che io non faccio. Però mi scoccia veramente trovare tutte queste deviazioni.
ma l'intento di andare a cercare l'oro sull'alto fiume Pesa continua a muovermi. Ovvio, vediamo se questo tratto di ciclabile dura più di 500 metri e io poi dopo ritorno da qua perché voglio poi sondare, però più in alto vado meglio è, quello che mi dicevano insomma le ricerche che ho fatto, e comunque l'alto Pesa che era più ricco di oro, almeno lì sono stati fatti maggiori sondaggi. Poi è chiaro che è un fiume, vedete come è veloce a scorrere e porta giù tutto, quindi l'oro nei milioni di anni è sceso anche qua probabilmente, però andiamo alle origini, magari ce n'è un po' di più, un po' come se voi andate al Po in Veneto, nel Po del Veneto non troverete facilmente dell'oro come lo trovate magari nella Dora Baltica. Questo è un esempio un po' esagerato, però ora arriveranno quelli della provincia di Rovigo e mi diranno: ma nel Po di Rovigo c'è l'oro? Io glielo auguro veramente, però è più facile secondo me trovarlo zone piemontesi, e qui io cerco, già è difficile trovarlo nel fiume Pesa probabilmente, quindi cerchiamo la zona un pochettino più probabile e poi magari scendo, perché un'occhiatina, una sondata giù si può sempre dare e ci posso sempre tornare. Vedete, tutto perfettino, tutto sistemato. Comunque bello questo fiume Pesa, l'estate probabilmente è secco, però qui è bello, in questa stagione diciamo è bello. È bello partire alla ceja, come dicono i toscani, e non sapere cosa ti attende e rimanere piacevolmente stupito a queste zone, questi sentieri qua un po' più durevoli diciamo come lunghezza, anche se qua c'è di nuovo una deviazione, eh. Le ultime parole famose, vai dai, che ci sarà un guado, qualcosa. È un po' complessa questa ciclabile, io sconsiglierei la gravel a questo punto, sconsiglierei la gravel, perché in effetti con la gravel conviene scendere continuamente praticamente, è tutto uno scendere, via, guado in diretta, ti bagno tutti i piedi? No dai, però non ho cambiato marcia. Oh mamma, non voglio rompere la catena. Guardate bellezza, il fiume si fa torrente e là c'è la cascata, andiamo a vedere la cascata, via. Oh, anche se non trovo l'oro vi trasmetterò un po' di entusiasmo, e lì si vorrebbe fare una prima prova o l'ultima, quella di recupero, per vedere se lasciamola come ultima opzione quella là, via, e poi saliamo ancora. Piccolo problemino, questo quadro me lo devo studiare un attimo, evidentemente è pensato per periodi di magra, è piovuto troppo, ci sono torrenti che hanno poca acqua che però sono con poca pendenza, vedete questo qua, che fa? Lancio la bici di là? Oppure la cosa migliore è andare dove è stretto e lanciarla più avanti. Non è la prima volta che faccio cose del genere, non è nulla, niente di che, penso sia l'occasione per fare il famoso lancio della bici un'altra volta, però qualche volta si rompono pezzi della bici, insomma non è proprio in massimo, c'è un muretto, come faccio? Ecco, se avete avuto un problema è probabile che qualcun altro l'abbia avuto prima di voi, quindi avrà fatto così, avrà lanciato la bici in questo pezzetto e qua saliva da questi muretti, andava oltre il canneto. Proverò, sembra che ci hanno passato qualcuno, sembra calpestato. Scusate, mi rendo conto che il lancio è stato un pochettino brutale, ma non c'era altro modo, lancio la bici e ora leggero come una piuma, prima che la bici affondi nella melletta qua, salto però giustamente da quest'altra parte dove c'ho un po' di rincorsa. Facciamo il salto in diretta? Ce la farò a saltare? Oppure fallirò miseramente tutto in diretta, perché qui siamo sul canale Ciocciola l'Eremita su YouTube. Siete pronti? Devo usare il kiff per salire, per saltare meglio, però devo anche pensare dove appoggiare il piede. E se il piede mi frana, vedete, devo saltare da qua e là. Non è il record mondiale salto in lungo, quindi si può fare, ma che vada e bagno un piede. È tutta una questione di velocità, ricordatevi, potenza e conoscenza e velocità. Mi sa che non ce la fa, va un po' oltre le mie possibilità, dovrei andare molto molto più veloce. Lo faccio senza telefono, mi spiace per voi. È un gran peccato perché vi siete persi l'urlo del chi che mi ha permesso di fare il salto e di arrivare esattamente qui, vedete, dove ho ancora le scarpe asciutte. Miracolo, però diciamo che
ero molto al limite delle mie possibilità, però posso fare di meglio. Certo, con lo zaino dietro la schiena e la batea non è proprio il massimo. Ora recupero la bici e si riparte risalendo la pesa. Il problema sapete qual è? È che al ritorno lo devo rifare. Salite i muri. Ora capite perché non viene mai nessuno a fare le avventure con me. Ma li capisco, perché in effetti sono avventure folli. E questo è quello che mi diverte, quindi mi diverto da solo. Sarebbe da ridere se non ci si rientra ora, dopo aver fatto tutto questo salto, fatica, scansamento. E alla fine vedete che c'era già stato qualcuno, evidentemente. Non sono l'unico che riesce a fare un salto del genere. E in effetti eccoci di nuovo alla prosecuzione della ciclabile. Certo, se ci vado a luglio questo problema non ce l'ho, tiro dritto. Mi sa che qua ci ritornerò a luglio, ecco. Molto più semplice. Qua c'è, credo, un impianto di depurazione. E qua ancora la pesa, che in effetti è un fiume pulito, vedete? Sembra pulito, almeno dall'odore. Chi si aspettava salendo di trovare un rigagnolo è rimasto deluso. Guardate che sfrottamento di questo fiume e come la portata sembra aumentare via via che si risale. Sono salito 10 km sopra a Cerbaia, quindi ho girato il paese di Cerbaia, sono salito e ora è il momento di iniziare a dare un'occhiatina, altrimenti qui si fa notte. Comunque questo fiume potrebbe essere interessante anche in prospettiva futura, perché qui davvero sembra non avere limiti. E io punterei su quella melletta là, anche se è qualcosa di particolare, però quella melletta lì insieme ai sassi potrebbe fare da gabbia per eventuali depositi auriferi. Però è curioso anche la geologia del territorio, guardate, vedete com'è fatta, è strana, è impetuoso questo fiume. E poi c'ha questi strati, guardate, strato di ciottoli, poi uno strato di, sembra roccia, è roccia, però roccia tipo arenaria di sicuro, e poi l'ha scavato con la potenza delle acque. Davvero una delle più belle cascate particolari che abbiamo visto, magari non bellissima esteticamente, ma bellissima dal punto di vista proprio della potenza espressa. Guardate, questa è tipica, una specie di zona dove poi i detriti più pesanti vanno a buttarsi sul lato, e quindi si può dare un'occhiatina a questa roba qua. Avendo rispetto per le vostre orecchie mando l'audio in post produzione, e rispetto per il vostro tempo velocizzo, così accontentiamo tutti. Vedete, la cosa curiosa è che io andavo a scalzolare questi sassi, queste pietre, che sembrano ciotoli torrenti adagiati su della sabbia, ma questa cosiddetta sabbia è arenaria, cioè roccia di sabbia compressa, quindi è dura, durissima, e quindi non riuscivo a scalfirla. Quindi sono andato a prendere tutta la sabbiolina che c'era sopra, e in effetti, anche se alcuni potranno dire che non sembra proprio un torrente aurifero, ma bisogna vedere, perché qui c'è la robetta interessante. Io, vedete, ho messo tanta di questa sabbia presa in vari punti. Nel secondo saggio l'ho fatta ancora più varia, come vedrete, e arrivo ad una soluzione, diciamo, di... Guardate, Se questo fosse oro sarei ricco, ma non è oro, è un sasso. Vediamo qua avanti se ci rimarranno delle piccole pagliuzze microscopiche che possono aiutare. Ora io devo fare esperienza su questo aspetto, perché ho visto anche cercatori d'oro più bravi, quando arrivavano a lasciare poca roba in fondo alla batea, tendevano a prenderla e metterla in un contenitore. Quindi io oggi ho fatto così, mentre altre volte era andato fino proprio alla fine, e alla fine non rimane niente. Ma siccome qualcosina mi sembrava di vedere di sbiluccicante, anche se non c'era il sole, che poteva aiutare in realtà, ecco, ho detto le metto in un barattolo e poi vi faccio vedere il barattolo. Facciamo anche l'altro saggio e poi faccio vedere il barattolo. La sensazione è che qualcosa addirittura ci sia. Non è come l'altra volta, qui sembra ci siano dei piccolissimi residui, solo che sono troppo piccoli, vedete? Ho il sospetto che possa essere anche pirite. Io prenderò questi residui e li metterò in una provetta e a casa valuterò. Facciamo un altro tentativo.
facciamo un altro sondaggio un pochettino più vario. Vedrete che andrò a cercare in vari punti e comunque non vedo l'ora di guardare al microscopio che cosa mi esce fuori. Perché ho un microscopino di mio figlio che ha uno schermo, quindi posso condividere con voi quello che sarà. Metto più sabbia possibile e inizio a sbateare, come si dice. Si dice così, non lo so. Sbateare. E guardate come sbateo. Diminuisce, diminuisce. Con l'acqua, ovviamente, è come fai un po' di polverone, la parte leggera va via subito, con la corrente, quindi rimane poco, e quel poco è certamente la sabbia più pesante come peso specifico, e vi ricordo che l'oro ha un peso specifico esagerato, il più alto in natura, insieme a altri metalli come il platino. Ed ecco che questa raccolta sembra un pochettino ancora più ricca, guardiamo. Per non ripetere l'errore di prima dove mi è rimasto poco, prendo un po' più di materiale in modo che poi dopo a casa guardo bene, perché può darsi non sia nulla, può darsi ci sia qualche pagliuzza, vedete? Forse non è il caso di buttare via tutto, ma prendere tutto e poi vedere a casa. Ovvio, stavolta sono un pochettino più ottimista, ma non perché penso di aver trovato chissà quali pepite d'oro, ma perché potrei vedere con il microscopio, uno strumento decisamente più potente, quello di mio figlio, e gli comprare un piccolo microscopio con lo schermo, così posso anche farvelo vedere, per capire un attimino la natura di queste. Certo, non sono un geologo, però per capire cosa c'è, perché magari ci può essere davvero qualche piccola pagliuzza, piccolissima, solo di natura più filosofica che pratica, ecco, mettiamola così. Simbolica, però potrebbe essere veramente un inizio, no? Intanto capire. E la geologia, avete visto, la geologia particolare c'ha quel torrente. Insomma, ora saltiamo direttamente, mentre torno a casa e ho tipo 40 km, saltiamo direttamente alla fase del microscopio, via. Olè! Ed ora vediamo il responso della scienza. Guardate, la scienza dice che uno qua potrebbe dire qualcosina ci potrebbe essere, qualche pagliuzza ci potrebbe essere in questo mucchio. Con il microscopio potremo vedere se sono pagliuzze, se è pirite, cristalli di pirite, oppure se è semplicemente sabbia. Guardiamo, attenzione, momento di suspense. Mettiamo a fuoco. No, ho detto mettiamo a fuoco. Ecco, muoviamoci ovviamente in questo immenso orizzonte. Insomma, sembra evidente a me e anche a voi che si tratta di pietre, pietruzze, cristalli probabilmente di quarzo. Mettiamo a fuoco, fuoco meglio che possibile. E quelle cosine che sembrano più dorate sono pietre anche quelle, vedete, sposto anche leggermente. Quindi la risposta è no. Ci sono anche dei cristalli di quarzo un po' più sul marroncino, che non sono quarzo purissimo. E quindi l'impressione è che non c'era oro, neanche pirite, in tutto quello che noi abbiamo trovato. E quindi vi rimando alla prossima avventura aurifera. Credo andrò nel fiume Serchio, perché è quello considerato più aurifero di tutti, in Toscana, e vediamo se riusciremo a trovare qualcosina, oppure falliremo miseramente. Oltre a invitarvi a seguire il mio canale YouTube L'Eremita, vi invito a unirvi e partecipare ai gruppi Telegram Avventure Fungaiole e Amici di Fulgenzio, dove parleremo esattamente di questi temi. Noi ci stiamo provando a costruire pacificamente il cambiamento. E voi? Che state a fa?